Grazie mille al governo. Volevo in partenza ricordare oggi apriamo queste trattative, è sicuramente un momento molto lieto, ma oggi celebriamo anche il funerale di un collega, di uno diviso come tutti noi, perché questo è il prezzo che paghiamo costantemente, il tributo che paghiamo al Paese. Detto questo, faccio fatica a rimanere nei tempi per come mi sono stati prospettati, anche perché dopo 8 anni, insomma, almeno una chiacchiera in tempo, non chiediamo denaro ma tempo. Sarebbe meglio soldi, ma visto che ce ne sono pochi, vediamo di chiedere almeno un po' di tempo. Due o tre cose, due o tre riflessioni che le avrei da fare. La prima riflessione, che è chiaro che è il cappello introduttivo, è quello che ho già fatto l'altra volta. Cioè, chi lavora in questo comparto, quello sicurezza e difesa, lavora su un comparto molto delicato per il Paese. Vi sono categorie, infatti, come quella della magistratura, che proprio per garantire l'indipendenza della funzione percepiscono degli stipendi ed è la principale motivazione che in qualsiasi libro di istituzione di diritto processuale possiamo trovare, per il quale percepiscono una retribuzione che possa garantire indipendenza alla funzione. È chiaro che non vedo molta differenza, come ho già detto mille volte, fra operare un arresto di iniziativa su strada o convalidarlo dietro una scrivania successivamente. Quindi un problema di garantire l'indipendenza della funzione c'è, perché è chiaro che se noi poniamo vicino alla soglia di povertà le famiglie o una parte delle famiglie, ma non c'è bisogno di fare ipotesi catastrofiche, basta dire semplicemente una persona con due figli che si separa, diventa veramente problematica la vita per questa persona, e quindi è chiaro che la indipendenza della funzione viene, io credo, viene minata. Credo che sia una irresponsabilità, ma questo è un problema che nasce da sempre. Questo ragionamento, come dissi l'altra volta, lo sentii fare nel contratto dell'89 al comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, l'apertura proprio del contratto nazionale di lavoro. Detto questo, vi sono alcuni problemi di questo contratto. La prima è una decorrenza. La Corte Costituzionale, ho detto non certamente noi, ha dichiarato illegittimo il blocco che è stato effettuato dal governo Berlusconi prima nel 2010, successivamente poi rinnovato. E quindi dal 37-2015, visto che la sentenza è stata pubblicata il giorno 29, siamo in difetto di contratto. Come consideriamo questo lasso di tempo? Non possiamo considerarlo perduto. E quindi il problema della decorrenza del contratto nazionale di lavoro è un problema che esiste obiettivamente, perché altrimenti rimane in piedi un contenzioso, cioè aperto anche da noi e da altri, voglio dire, all'interno del comparto giurisdizionale, perché è ingiustificato questo lasso di tempo in cui è bloccato il trattamento economico, cioè dal 30 di luglio del 2015, il giorno dopo della pubblicazione. Quindi questo è un punto che sicuramente in sede trattativa dovremo chiarire. Per quanto ci concerne, da allora siamo in difetto di contratto e da allora questo contratto deve avere decorrenza. Poi il problema della consistenza del contratto. Mi pare alla fine che abbiamo individuato su 102 euro per quanto riguarda la Polizia di Stato e poi dopo tutte le altre in funzione chiaramente dell'accessorio e di questo. È un, voglio dire, sforzo sicuramente ulteriore e impegnabile, ma se vado a vedere le proiezioni che avevo fatto, e devo dire erano molto in eccesso perché avevo dato dei numeri superiori, devo dire che partendo dal fatto che il dato Istat 9,75% abbiamo perduto, abbiamo ricevuto, partendo da un agente fino ad arrivare a un commissario capo, ho fatto tutte le proiezioni, sono 31 euro sì, poi ci sono a livello di contratto, vedremo, perché dobbiamo tenere conto di una serie di fattori, 102 euro sono 40,8 netti, perché dobbiamo il lordo amministrazione, dobbiamo detrarre il 60%. Poi dovremo finanziare una parte normativa in questo contratto, perché è ferma 10 anni. Faccio ad esempio alcuni esempi banali, per cui dover posticipare la parte normativa rispetto a quella economica mi sembra una scelta infausta per un motivo, perché la parte normativa ha un costo. Noi per esempio per i buoni pasto siamo fermi al 1992 e devo dire che non credo che i poliziotti e tutte le divise del comparto
abbiano diminuito nell'appetito oppure che i prezzi siano calati nei ristoranti da in questi 25 anni. Quindi questo buono pasto andrà in qualche modo rivalutato. Ci sono i permessi per le visite mediche e specialistiche, anche questo chiaramente ha un costo. La stessa cosa il recepimento dell'articolo 6 della legge 170 del 2010, che rinvia i contratti di lavoro, i permessi per gli scolastici, per i figli dislessici, dei dipendenti, l'anticipo TFR, cioè l'alta previdenza complementare. Comunque ci sono costi, ho fatto alcuni esempi, fra cui che la parte normativa e quella economica devono essere trattate assieme perché chiaramente hanno le norme un costo. Poi la rivalutazione dell'accessorio, notturni, festivi, reperibilità e quant'altro, indennità di servizi esterni, ordine pubblico, l'accessorio è una parte consistente del nostro stipendio. E quindi anche questa va rivalutata, la forbice da agente a commissario capo o da guardia fino a maggiore e poi va detratta la vacanza contrattuale. Arriviamo a cifre che possono andare, visto quello che è il netto di tutto quello che è stato perduto, di questo contratto, di questi 102 euro, da questo, cioè 48 netti, arriviamo a cifre che obiettivamente, tolto le vacanze contrattuali, tutti siamo sui dai 13. Siamo su cifre che possono andare sui 20, 22, 23 euro netti. Quindi è chiaro che dobbiamo fare una valutazione obiettiva di quello, partendo dal cappello che fa. Le risorse purtroppo non c'è nulla da fare, capisco perfettamente. È un momento di crisi, è un momento disastroso per la finanza pubblica. Per me questa crisi doveva rappresentare una grande opportunità in termini di riforma, quindi di riforma di tutte le forze di polizia, di unificazione degli apparati logistici ed altro, quindi veramente questo doveva essere. Non credo che la strada sia stata quella della contrazione degli organici o della chiusura di alcuni uffici. Purtroppo ci sono ingessature di sistema, ma qui apriremo un discorso che fra 10 giorni saremo ancora qua, ecco, a doverne parlare. È stata la scelta dei tagli lineari ha portato a questa situazione. Devo dire che le cifre che dovranno andare, io rispetto alla tabella che mi sono fatto, sono comunque, rispetto al momento in cui sono stati bloccati i contratti, sono veramente negative, perché partono da 90 euro per un agente fino al commissario capo a 160 euro in meno come potere d'acquisto del salario. Quindi obiettivamente, con riferimento alla premessa che ho fatto, bisogna che su questo ne teniamo conto. Un'altra questione desideravo far riferimento, certo, 150 milioni che sono stati l'altra notte stanziati per la specificità sono sicuramente uno sforzo. Dobbiamo però tenere conto di questo, che se io e il collega è vicino a un impiegato civile, io e lui potrà percepire questi 40,8 euro sullo stipendio interamente, a me ne devono detrarre almeno un terzo per far finta di pagarmi poi l'accessorio. Perché notturni, festivi, reperibilità, indennità di servizio esterno vengono finanziati sempre con questo budget. Quindi questo è un problema che ci deve porre. Quando proponemmo la specificità che poi diventa legge nel 2010 fu fatto per questo. Perché obiettivamente alla fine dobbiamo togliere prima dal contratto, non avere lo stesso di un impiegato civile per poi far finta di essere pagati in prestazioni che sono reali. In prestazioni che sono reali. Un'altra cosa che dobbiamo tenere molto conto in questo contratto è un ribilanciamento tra accessorio e fisso. Da una parte l'accessorio, le prestazioni reali vanno pagate, la produttività, perché il personale va incentivato. Da quell'altra parte dobbiamo però tener conto che se una persona per motivi di servizio perde la capacità poi di servizio e quindi deve fare un passo indietro, non può più o si trova nella condizione di non poter più sopperire a quelle che sono le esigenze familiari, il programma familiare, dal mutuo a quelli che sono stati i programmi per i figli, educativi, università e quant'altro, perché si trova a dover fare un passo indietro consistente se l'accessorio diventa preminente. Contestualmente va valorizzato, quindi dovremmo vedere anche però di riequilibrare una serie di indennità, perché se dalle Digos e dalle squadre mobili, e faccio riferimento alle uffici omologhe di tutte le altre forze di polizia e dell'esercito, che erano gli uffici verso le quali vi erano le maggiori ambizioni, perché erano gli uffici ritenuti più gratificanti e prestigiosi, si fugge per andare verso altri uffici,
dove si è retribuiti meglio si perde professionalità. Se penso qualche anno fa dall'ufficio Digos della Questura di Bologna, dove fanno servizio circa 70 colleghi, 13 hanno fatto domanda di trasferimento in sede per altri uffici dove si prende di più. Perché il problema di questa perdita del potere d'acquisto del salario è un problema reale. E se perdiamo poliziotti che hanno fatto 30 anni di Digos di squadra mobile, perché se ne vanno per scelta di carattere economica, e allora qualcosa nel sistema non funziona e dobbiamo vedere di riequilibrarlo. Considero, mi dovete perdonare, questo è una cosa che devo dire, è stato per me un errore il riordino per come è stato concepito, non come la riparametrazione. Si è fatto un sondaggio sul riordino internamente alle categorie tutte, perché mi confronto con tutte indipendentemente del comparto, vi è un'insoddisfazione, perché partendo da 31 euro per un agente, arrivare a 46 euro per un commissario capo, alla fine non era il problema dei 31 euro, era un problema di opportunità futura. Non basta un termine coordinatore, farlocco, per creare una gratificazione. Occorre dare realmente delle prospettive e delle opportunità su selezione meritocratica per una carriera. Spalmarle, io pregai a suo tempo il signor Ministro, comunque tutti, la mia amministrazione, il capo della polizia e quant'altro, di evitare questo errore perché ha lasciato una scia di malcontento. Se fate questa verifica, lo dissi nelle commissioni in audizione alla Camera e al Senato, queste cose, perché ciò che la gente chiedeva era un'opportunità, non era 31 euro, non è il problema di una pizza. Era un'opportunità. Abbiamo agenti laureati che non potranno, saranno al chiodo, perché questo riordino non gli garantisce un'opportunità. Questo è il problema. Per gli 80 euro uguale, perché è stato un errore? Dovevano andare subito nella specificità. Fate un esperimento con i vostri figli, gli date 5 euro per un anno alla settimana in più sulla paghetta, però gli dite è un bonus per un anno. L'anno dopo, quando glieli toglierete, saranno tutti scontenti e non oso pensare ai problemi che avete in casa, perché nasce un'aspettativa di mantenere un potere d'acquisto del salario. Fu un errore e oggi, per quanto gli sforzi che ci possono essere stati rispetto ad altre categorie, non potranno essere apprezzati per questo. E queste cose le dissi, perché sono intellettualmente onesto. Allora, come oggi, rispetto ad allora, quegli 80 euro, quelle che sono state le somme che verranno da questo contratto di lavoro e dal riordino delle carriere, non arriveranno a quegli 80 euro. E quindi non troveranno, voglio dire, quell'aspirazione non verrà gratificata e ha creato malcontento. Se fate anche qui un sondaggio, siete in grado di verificare, al 100%, ripeto, mi gioco lo stipendio, in questo senso. Su questi punti credo che si debba maggiormente riflettere per il nuovo contratto di lavoro. Chiaro, ce ne sono troppi, ce ne sono tanti e ho già rubato anche troppo tempo. Vi ringrazio infinitamente per l'attenzione che mi avete dedicato.